importante anche perché per come è stato realizzato e dimostra il livello di generosità e di coesione di questa comunità, che è una delle grandi ricchezze che abbiamo qui in Toscana. E io penso che le sfide che abbiamo, questo mare in tempesta che stiamo attraversando con la nostra nave della sanità, sono ottimista che si possa, che si arriverà avanti, si arriverà in fondo anche grazie a donne e gli uomini come quelle del calcio che ci aiutano e ci sostengono in questo momento.